sono collegati in diversi e vado a salutare Savino Di Venosa, Giuseppe Stasi e Maria Curci che si è appena collegata e ovviamente tutti coloro che si collegheranno in diretta per questa puntata di oggi sabato 30 maggio di Radio Show in diretta dallo studio di Radio Show questa è la zona diciamo staccata quella da casa però comunque giusto per farvi un po' il punto della situazione non solo della settimana ma anche in modo particolare della giornata di oggi e eh, so soprattutto anche per invitarvi ad un appuntamento che si terrà domani. Vabbè, eh, appuntamenti, notizie, auguri a quelle persone che festeggiano il compleanno, oggi sicuramente ce ne saranno tantissimi e eh, vado anche a eh, ricordarvi che dalla pagina di J. Vittorio Cassinesi non solo c'è la puntata radio show che è questa, dove ci sono mh, una sorta diciamo, di calderone di, di cose tra musica, notizie, eh, auguri e, e commenti, perché No. abbiamo anche il canta show che è una trasmissione che va in onda eh, con eh, canto karaoke e quant'altro ci divertiamo a fare quattro eh, canzoni insieme con voi magari su richiesta e poi c'è anche il top import mixage che non è nient'altro che una selezione di grandi successi di musica della discoteca di grande musica dagli anni 70 80 90 ad oggi poi mh, per potervi, come dire, alietare questi momenti della giornata in qualsiasi momento voi vi colleghiate. Allora, innanzitutto colgo l'occasione per fare un particolare augurio a, a Fabio Pisicchio, che ieri è stato il suo compleanno, e a Biagio Fanelli, Eugenio Ancona, Nicoletta Paradiso, eh, Maria Cozzoli, Anna De Simine, Francesco Squatriti, Raffaella Gargiulo. Giovanni Valenziano, Daniele Romanelli e eh, domani faremo gli auguri in diretta anche a quelle persone che eh, saranno sicuramente lì per attendere questo momento. Insomma, eh, gli auguri che eh, devo fare anche per quelle persone che oggi festeggiano questo compleanno sono Raimondo Lima. Ciao Raimondone, auguri anche a Maria Grazia. Casalino Enzo Cirillo, il mio caro amico Enzo Cirillo, festeggia il suo compleanno Antonio Curci, anche lui. Eh, siamo sulla soglia dei quasi 60, però dai Enzo Cirillo però non ha scritto l'età. Mm, gli artisti certe volte non hanno come dire piacere a scoprire la loro <ride> veneranda età. Poi saluto anche il mio caro amico Nicola Moruso. Tanti auguri anche a Sante Varnava, a Betti dipinto, Nicola Cellammare e il caro Antonio della pizzeria Gatto alla Volpe Lino Antoracci. Beh, adesso visto che ho fatto tutti questi auguri i compleanni recenti li abbiamo fatti quelli che eh, arriveranno saranno sicuramente menzionati domani e... Questa settimana è stata un po' caratterizzata da tante tantissime cose, davvero. Mm, buonasera, ovviamente a quelle persone che si stanno collegando, si stanno guardando. Eh, non so, avete qualche richiesta musicale, ve la facciamo ascoltare così, giusto? Perché vado a trovarvi qualche notizia, qualche evento. Ecco, vediamo prima di tutto se ci sono degli eventi. Eventi del tipo: Non so, oggi ho assistito ad una bellissima eh, trasmissione che non era nient'altro che un tour virtuale con gli amici dell'Auser Trani Cultura e la guida Gabriele Pace, la guida turistica, un bellissimo aperitivo virtuale, così chiamato, perché è un appuntamento fisso dell'Auser, che mi ha dato la possibilità di seguire tramite la piattaforma Zoom. Un meeting davvero bello, speciale. In pratica è stato anche visto da più eh, proporzioni e soprattutto anche da più direzioni la storia della città di Trani dal tempo insomma in che era agli inizi fino a quasi ai giorni nostri si è parlato un po di qua un po di là della storia della città di Trani avremo anche altri giorni credo la prossima settimana ce ne saranno degli altri vi informeremo nel frattempo vi ricordo che comunque se volete prenotarvi presso eh, la piattaforma eh, zoom cloud meetings dovete eh, prima di tutto scaricare e installare questo, questo programma e poi partecipare quando vi arriva la notifica perché c'è una mh, sorta di... Eh, come chiamarla... Mh, è un gruppo, ecco, un gruppo si chiama Hauser eh, Cultura Trani e quindi comunicando tramite Vincenzo Topputo che saluto Nicola Parente e il presidente eh, Antonio Corraro potrete assistere allo stesso tempo e partecipare attivamente a questi eventi. Poi eh, ci sono davvero delle altre iniziative che arriveranno durante la prossima settimana però vado, vado per ordine perché poi non vorrei perdermi eh, il tutto nelle notizie di oggi vado a leggervi i titoli in pratica qualcosa giusto per farvi ricordare eh, la piratina di Viandria sarà imminente alla ripresa per eh, i lavori poi ancora è stata ritrovata la medaglia d'oro con la effigie di Stanislao Fusco nella... Eh, nel comune di Trani, presso l'Economato. Mercato settimanale di Trani c'è l'intesa per lo spostamento in via Falcone. Poi ancora, ehm, Trani lotta al degrado con il DASPO urbano, sì alla modifica del regolamento di polizia urbana. E poi ancora, ehm, annullata la sesta edizione internazionale del salto con l'asta Jumping in the Square, che era prevista credo l'11 luglio 2020. E poi è ripartito in acqua praticamente il team del gruppo dilettantistico Vela Lega Nazionale Italiana Trani. Dopo una lunga pausa, quindi sono ripartiti anche eh, i nostri dilettanti della Vela, ma che sicuramente avremo modo di eh, seguirli. Poi sulla m, cultura, eh, Tempo e Libertà di Giuseppe Brescia, Diritto e Crisi della Giustizia, Raffaello Pia Franchini, una rubrica dedicata a loro e poi ancora... Ehm, Vediamo un po', ah, il bollettino di oggi eh, ci sono delle notizie positive dal punto di vista delle, dei test e delle, dei, diciamo, dei risultati positivi. Solo 8 sono risultati positivi. Eh, così suddivisi 7 nella provincia di Bari 0 provincia Abate ed è un po di tempo un po di giorni che praticamente si verifica questo 0 nella provincia nostra 0 nella provincia di Brindisi 0 nella provincia di Foggia 0 nella provincia di Lecce 0 nella provincia di Taranto 1 riguardante un residente fuori regione quindi non sono registrati i decessi dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 116.765 eh, test allora, tutte queste notizie che io vi sto dando i titoli, se volete le potete trovare tranquillamente o nella pagina trani all'archivio delle notizie che adesso vi inserisco nel, nella descrizione qui nel commento. Ecco, andate accanto al, ai due trattini, potete scrivere eventualmente quello che vi interessa, la pagina, la parola chiave, e troverete tutte le notizie riguardanti. La giornata diciamo di oggi, di domani. Ah, a proposito, voglio anche ricordare che ci sono nuove disposizioni a far data dal lunedì 1 giugno, non da domani eh, 31 di maggio, dal lunedì 1 di eh, giugno gli orari di apertura del cimitero comunale saranno i seguenti tutti i giorni dalle 7 alle 12.30 e lunedì dalle 15.30 alle 18.30. Quindi poi le indicazioni delle confraternite daranno l'accesso alle rispettive cappelle. E si svolgerà nei seguenti orari: 8, 12, 15, 30, 17 e 30. Dovete prenotarvi ovviamente, lo dovete fare tramite. Ehm... La, eh, la, la vostra confraternita di cui è eh, il vostro eh, defunto è obbligatorio di indossare la mascherina protettiva. È consigliabile l'uso dei guanti. È fatto d'obbligo ai visitatori di osservare la distanza di almeno di due metri a persona. È vietata anche ogni forma di assembramento. Questo è quanto dice la disposizione sindacale, che ha validità fino al prossimo 31 luglio, salvo eh, casuali deroghe. poi Uh, vado a dare uh, buonasera Michi, ciao, puoi pubblicizzare il libro ora si trova anche presso la libreria Mondadori a Trani Aldomoro, liberi dagli artigli benissimo, allora facciamo così, visto che ci sono uh, caro Mike lo faccio volentieri anche perché insomma ho assistito alla presentazione al, uh, all'ITC Aldomoro e uh, con uh, la carissima Artista e scrittrice Nunzia di Bari, eh, il maresciallo maggiore Michele Camerino, che saluto affettuosamente. Eh, abbiamo innanzitutto par parlato con i giovani ragazzi di questo libro. Quindi voglio ricordarvi che si trova anche presso la libreria Mondadori a Trani in Via Aldo Moro. Liberi dagli artigli: una storia vera di pedopornografia, è molto utile alle famiglie con prole. Purtroppo la piovra, o meglio, le organizzazioni criminali hanno saputo sfruttare questa occasione dove i bambini vengono violentati e filmati per il loro tornaconto economico. Si parla di tanti soldi, l'autrice che saluto insieme a, al caro eh, Michele Camerino, maresciallo maggiore dei carabinieri, Nunzia Di Bari. Aspetto un attimo Michele, eh. forse, forse faccio una cosa che non, eh, non, non so se posso farlo. Michele, ti farò felice come farò felice la cara amica Nunzia di Bari. Eccolo qua. Ecco, questo è il libro, schiena editore e oltre al libro, guardate all'interno, se riuscite a leggere, c'è una dedica fatta al carissimo Vittorio Cassinesi con grande stima. Sincera amicizia, Nunzia di Bari. Ovviamente con il caro Mike. Che saluto, ecco. Penso io. L'ho letto tutto e l'ho letto tutto l'unfiato ed è un libro che va letto attentamente. E poi, ovviamente, ecco, questa è la l'autrice, nunzia. E vediamo se riesco a farvela vedere bene. Così eh, aspetto un po' che la riesco ad inquadrare meglio, eccola così, eccola qua e poi andate sul profilo Facebook. <ride> Grandioso, unico, vabbè. Non te l'aspettavi, di la verità che io l'avessi con me, e io ehm, sono attento a queste cose. Quindi, non posso non, eh, come dire, non, non essere molto attivo in un certo senso perché queste cose mi lasciano, mi colpiscono, poi, soprattutto quando sono storie vere e queste storie lasciano eh, davvero il segno, come penso abbia lasciato il segno anche a te come Annunzia che ha scritto il, il tuo racconto, perché è il tuo racconto, quindi eh, sei stato in grado di ehm, raccontare momenti in cui davvero c'è gente, racconta qui, eh, in cui ci sentiamo perduti. Questa è una mamma che scrive, eh? non sempre tutti hanno la forza di continuare ad andare avanti, c'è chi si tira indietro per la vergogna, per vigliaccheria, perché si è costretti a farlo. Ci sono tante risposte che a volte non riusciamo a darci, ma c'è una sola, sola cosa che ci tiene ancora in piedi, la lealtà con la quale abbiamo iniziato, la verità che hanno raccontato i nostri figli, che fa ancora sperare nella giustizia. Noi ci auguriamo che la parola giustizia, Abbia realmente un valore e, soprattutto, sia rispettata. Anche perché sentiamo parlare di eh, giustizia svenduta, potete insomma, eh, vedere anche tra i vari articoli. Ma comunque, dico la verità questo libro mi ha segnato particolarmente mi ha colpito anche perché è molto bello dice potete visionare la pagina facebook libere dagli artigli non si Bene, puoi scrivere nei commenti anche perché poi andranno a leggere a vedere tutti eh, questi messaggi e quindi eventualmente la gente potrà tranquillamente eh, seguire grazie Mike per avermelo segnalato in tempo reale anche perché mi fa piacere e, eh, grazie, e saluto Nunzia. Allora, davo un'altra occhiata eh, a queste notizie, vediamo un po' se c'è qualcos'altro che può interessare. Eh, abbiamo parlato della, della medaglia d'oro con l'effigie di Stanislao Fusco, che è stata ritrovata. Daspo urbano, eh, bollettino epidemiologico: Trani elegge il garante dei detenuti alla seconda città della Puglia e poi ancora ripartenza del mercato dei Trani dopo un mese Bottaro accoglie la proposta di Montarugli. e formulata lo scorso 30 aprile si riparte dalla nuova area quindi probabilmente si riparte da via Falcone ancora ehm, bari e vat, servizi anti-assembramento e movida con l'utilizzo della stazione mobile e pattuglie a piedi dedicate insomma sono tutte con, eh, contro l'assembramento che io penso di dire più aggregazione che poi alla fine insomma stando distanti si sì, si aggrega allora, uno deve essere anche responsabile lo facciano con responsabilità come bene insomma allora andiamo a dare un'occhiata a qualche altra notizia se dovesse esserci oggi c'è stato credo un incidente un ragazzo con un motorino si è schiantato a, uh, per cause ancora da accertare su via Marti di Palermo, credo, sì, esattamente nei pressi del Primo Capirro. Se non vado errato, eh, poi vado a controllare le informazioni con voi in tempo reale. Infatti, questo schianto è, è accaduto nella giornata di oggi e vediamo un po' che altro c'è in giro. Sì, un giovane tranese è stato trasportato nell'ospedale, eh, no, credo no, ieri, credo ieri, credo ieri. Esattamente, ieri, ieri. Scusate. Allora, il ragazzo a bordo del motorino azzurro ha perso il controllo, o sbandando, si è ritrovato sulla pista ciclabile che costeggia la strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia. Quindi questo è accaduto ieri venerdì 29 maggio. Vabbè, l'avranno riportato oggi anche perché le notizie poi alla fine sul web arrivano in tempo reale, certe volte arrivano dopo qualche ora in più. Va bene, poi ancora. Ehm... Oggi parte San Nicola il Pellegrino, il solenne triduo, solo celebrazioni eucaristiche in cattedrale, saltano le tradizionali processioni, lo spettacolare diciamo appuntamento del uh, fuochi pirotecnici e paraponsi ponsi po. Ah, poi ancora l'ex conservatorio San Lorenzo si trasforma in laboratorio culturale, nuovo patto di collaborazione tra comune, Lega Ambiente e astarci Bene, tutte insomma, più o meno sono notizie che eh, confortano confortano sì infatti sono tutte più o meno allora mm, 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 mm. vediamo un po che altro c'è sono più o meno tutte le stesse da lunedì si torna a pagare la sosta colonna sul lungomare ci sono le strisce blu che sono state ripassate colonna monastero quindi arriva il parcometro di corso italia Bene, e quindi eh, saranno ovviamente mh, eh, ripristinate le, ehm, le, le tariffe. Che in questo caso partiranno, parlo di colonne e monastero. Quindi, se per qualcuno magari si eh, immagina che da lunedì non, fino a ieri non ho pagato il, il grattino, il parcometro, adesso ci saranno sia gli ausiliari del traffico che i vigili della eh, polizia locale che eh, controlleranno che ovviamente il parcheggio sia stato eh, pagato in un certo senso. E ancora un po' che il crocifisso di Colonna è tornato a Colonna. Trani Religiosa ha uh, filmato un uh, video con il comitato Feste Patronali con un messaggio, poi se volete andate sul portale Trani News e potrete seguire, d'accordo? Poi vi ho uh, invitato. Ah, c'è l'appuntamento di San Nicola in Rime, il concorso quarto per l'esattezza di poesia in dialetto tranese che eh, bisogna eh, inviare entro il 18 luglio, ricordo il 18 luglio per la partecipazione a questo concorso. Eh, ovviamente questa rassegna poetica ha come obiettivo la valorizzazione del santo patrono Nicola Pellegrino e del vernacolo tranese. In questa edizione la premiazione del vincitore non si svolgerà nella Basilica della Cattedrale di Trani, ma in diretta streaming il 29 luglio 2020 alle ore 20 sul canale YouTube di eh, Nicola Caputo Trani Religiosa. Quindi eventualmente, se volete, ci sono anche le modalità e il regolamento. Andate sulla pagina Trani News, cercate San Nicola in Rime, quindi sarete informati. Vi ho dato il link di eh, quello che è l'archivio di tutte le notizie, troverete sicuramente tutto quello che serve e eh, quindi mi, eh, mi pare di aver letto la maggior parte delle notizie adesso vado a dare un'occhiata ai commenti se ce ne sono eh, amici che si sono collegati e eh, a quelle persone che magari avranno domande gli auguri li ho fatti eh, se voi li, se volete poi li rifaccio alla fine così magari se qualcuno si è collegato all'ultimo istante vado a rifarli giusto per eh, fare un, un, una specie di Uh, Riprise. Aspetta un attimo che vado a dare un'occhiata se c'è qualcosa. Antonio Corraro dice, eh, è risaputo che realizzare strade e piazze si diventa più popolari e si incassano più consensi elettorali. A chi vuoi che interessi i problemi irrisolti e le paure delle persone della terza età in questa fase critica e buia della vita? Dovete solo vergognarvi. Quindi eh, si sente veramente la mancanza, eh, diciamo, di... Eh, di, di, di stare insieme, soprattutto a Villa Guastamacchia, dove io in un certo senso ho avuto l'opportunità di essere con tantissimi eh, amici, soci e eh, associati: in un certo senso, soci è un eh, po' troppo associati a questa eh, realtà ed è un dispiacere non potersi incontrare, anche se comunque in questo periodo oggi la giornata non è proprio delle migliori però se dovessero esserci delle belle giornate quello che dico io un concertino, una cosa a debita distanza per poterlo ascoltare lo si può fare, caspita non è che ci stiamo veramente ad assembrare poi è gente responsabile una certa età, d'accordo, che poi alla fine e poi sono anche attrezzatissimi vabbè, detto questo abbiamo lanciato l'invito a chi di conseguenza potrebbe dare una buona eh, indicazione mentre vedo che eh, in, su internet molte cose le stiamo a vedere ma sulle tv eh, quelle eh, nazionali non le fanno vedere tipo per esempio eh, quella delle eh, mascherine eh, italiane che si stanno eh, stanno protestando contro il governo attuale e, eh, per esempio sulle, sui mainstream sui media eh, nazionali non lo fanno vedere poi chiaramente dice eh, molte notizie il plasma fa miracoli e guarisce anche in 24 ore dovrebbe esserci una notizia bomba in tutte le tv e poi chiediamoci perché nessuno ne parla soldi solo soldi hanno solo eh, solo business poi se andate sulle altre pagine cercate tutto quello che c'è da cercare troverete sicuramente quello che vi interessa eh, Francesco Ragno ha riaperto il eh, Santo Graal bene, bene, pronto come sempre eh, e poi c'è anche il mio caro amico Claudio Claudio Precchiazzi e Simona Manatrizio che hanno eh, riaperto con una promozione di cucina e cornetto credo fino a domani eh, penso sì, fino a domani perché penso che poi dal prossimo mese di giugno ci sarà un'altra novità un cornetto o un caffè eh, scusate un cornetto eh, un caffè o un cappuccino al solo costo di un euro quindi eventualmente potete prendervi questa libertà tranquillamente andare da eh, da bacio Nero Trani in via delle Crociate e in più voglio anche ringraziare come sempre per la disponibilità per la fiducia che eh, mi ehm, attesta il mio caro amico Domenico Ferreri della società di servizi LuSmile, il mio caro amico Giuseppe Leone dell'attività Isabel in via Postumi a Due Atrani, che eh, sono come dire delle realtà solide e poi eh, alcuni nostri collaboratori tipo Delta Informatica Nico De Lucia che saluto con Linda eh, in via Istria 23 a anni per l'assistenza notebook PC e desktop e non solo, e non solo. voglio anche eh, salutare tutti i nostri amici che vorranno eh, come dire far parte di questo nucleo di partner, potete farlo tranquillamente contattando o la mia pagina Facebook di Genitore Cassinese oppure tramite un indirizzo email, un numero di telefono. Che poi tutti i contatti li avete qui. Anzi, vi rilancio nei commenti. Così, eventualmente, per qualcuno di voi che vuole avere tutto in un solo colpo, magari vi copiate. Gli, miei, diciamo, questo mio scritto che io lancerò nei commenti. Così eventualmente avremo, avremo l'opportunità di sentirci per eventuali. Allora, eh, eventuali contatti. Allora, ricordiamo domani eh, 31 di eh, maggio, ultimo giorno del mese alle 10.30 ci sarà il Canta Show in diretta dallo studio Radio Show. Ci sarà il mio caro amico L'Americano. Frank il co-conduttore Raffaele. Saluto e eh, ci dedizieremo con auguri, commenti, qualche notizia e poi soprattutto musica: musica per farvi compagnia perché giustamente è quella che fa parte della part, diciamo la parte più importante sarà proprio quella ed è proprio per quello che vi voglio lasciare con eh, qualcosa, mi lascio con un po' di musica così a random come viene viene a tutti quanti voi il buon proseguimento della serata ma prima ecco ho deciso che devo fare gli auguri a quelle persone che oggi e ieri hanno festeggiato il compleanno quindi vado per ordine ieri compleanno di Fabio Pisicchio, tanti auguri a Nicoletta Paradiso, Biagio Fanelli Maria Cozza, Di Eugenio Ancona Anna De Simine, Francesco Squatriti Raffaella Gargiulo, Giovanni Valenziano Daniele Romanelli e ovviamente gli auguri di oggi sono a Raimondo Lima, Maria Grazia Casadino, Enzo Cirillo, Antonio Curci Nicola Moruso, Sante Varnava Betti Dipinto, Nicola Cerlamare, Antonio Bella vista, Lino Antonacci. Bene, a questo punto, grazie a tutti quanti voi. Vi lascio sulle note di un brano così dance, anni 80-90. E alla prossima, la Vittoria Cassinesi. Mi raccomando, DJ Vittoria Cassinesi, la pagina ufficiale per poter seguire. Noi, naturalmente, per il Canta Show con il Top Impor Mixage e con il Radio Show. Ciao a tutti.